Allora, questa è una piccola panoramica degli acquisti di oggi. Cercherò di essere rapida perché mi è già morta l'altra macchina fotografica. Allora, oggi stavo da Kiko. Infatti, qui vediamo gli acquistini. E praticamente erano usciti finalmente gli smalti della nuova collezione. Segue mano con prove. Ok, quindi degli smalti 1, 2, 3 della linea dei Mirror e degli smalti della linea questa degli Sugar Matte. Ok, quindi vedete rosa, poi ancora il nero glitterato, di qui c'è il taupe, altri due colori glitterati, questo è un altro Mirror e questo non c'entra. Allora, considerazioni. I Mirror onestamente, secondo me non mi stanno bene. Sono degli smalti che mettono in evidenza ogni mezzo minimo difetto. Non lo riesco a vedere come un effetto, non lo so, sulla mia mano mi sembra poco fine, non mi dona, non mi ci sento a mio agio, non credo di avere la mano adatta, non mi piace, per cui in realtà ho provato questi, ho provato qualcosa di Laila, sono comunque effetti che non mi soddisfano. Questi qualitativamente secondo me mi sembrano molto simili a quelli di Laila, hanno una certa scelta di colori, te per esempio qui ce n'è uno più scuro, però non mi ci vedo, non mi dicono molto. La differenza che mi ha detto la commessa, che ho trovato interessante, è che lei diceva che questi vanno limati con un bel sole, il solito buffer lucidante, dopo, cioè quindi lo smalto e non l'unghia. Cosa stranissima mai sentita, deve essere, immagino, di un asciutto assoluto, se no viene fuori una strage. Ovviamente non ho provato, qui li vedete senza top coat, senza niente. Come al solito io penso che a livello di effetto mirror, cioè io penso a uno specchio e qui di specchio sarà un effetto metallizzato, te. Chiamiamoli così con più onestà. Comunque, detto questo, a me non piacciono, non sono mai piaciuti neanche delle altre marche, quindi non mi interessano e potevano effettivamente ormai è anche cosa un po' vecchia. Comunque, quelli invece un pochino più interessanti che aspettavo di vedere sono quelli con l'effetto sabbia, perché ok c'è OPI, mi dicono anche Zoya, sono cose che non ho a portata di mano, che tante volte dovrei ordinarmi online, quindi mi fa piacere che li faccia qualcuno facilmente reperibile. Nel mio caso, se vi ricordate, avevo fatto le prove di ricreare l'effetto sabbia con del glitter vero e proprio. E secondo me quell'effetto è ancora più bello. Viene molto texturizzato, cioè del tipo stai attenta quando metti le calze perché sennò le strappi. Però diciamo che per fare una cosa rapida, senza impazzire col glitter, metti, leva, eccetera, avere lo smalto pronto è molto comodo. Detto questo, l'effetto nero mi piace un sacco. Infatti l'ho anche comprato. C'era quest'altro colore che mi ha fatto impazzire, questa specie di corallo con le pagliuzze dorate. Adesso vi dico anche i numeri, sono il 640 e il 646, questi due che ho preso, e li trovo molto 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 bellini. C'è un sole strano oggi. Ok, questo qua, guarda che bello, bello effetto, bello, metti a fuoco, metti a fuoco. Ok, e per cui quelli glitterati li trovo molto molto carini. In realtà quelli del colore pieno, non so se con questa macchina non credo di riuscire a farvi vedere, ma tra una particellina delle che fa effetto sabbia e l'altro, sì, va che si vede, spunta un pochino fuori la base di smalto del color tinta unita, che rovina l'effetto matte. Forse bisognerebbe provare a metterci un top coat, ma allora forse andrebbe a... cioè dicevo un top coat matte, ma penso che allora andrebbe a rovinare la texture. Quindi in realtà questi secondo me sono un po' non studiati bene, forse ci vuole una maggior concentrazione di particelline che fanno la sabbia. Quelli glitterati invece onestamente mi piacciono. C'era anche blu, c'era anche rosa, c'era di un sacco di colori. Io questi due ho preso. E per ora mi piacciono, sulla durata devo provare a portarli qualche giorno. Comunque 4,90 l'uno. Altre cose che ho preso da Kiko della nuova collezione, volevo un pigmento, qui sembra giallo, in realtà è beigiolino, un color nude che è qui in mezzo, vi giuro che c'è, che
che dà solo un po' di luce, il Beaming Beige, che volevo abbinare all'acquisto che vi ho fatto vedere l'altro giorno, i due stick, l'eyeshadow color sempre beigiolino nude e il lipstick, che sarebbero questi due. Allora, l'eyeshadow lo uso come per la rima interna e secondo me è un'ottima cosa, e volevo prendere appunto questo pigmento per fissarlo maggiormente. Il lipstick l'ho provato ieri, in realtà non faccio forse tanto testo perché in questi giorni ho le labbra molto secche e quindi dopo un po' ho ceduto e ho dovuto iniziare a mettermi il burro cacao. Lo trovavo un pochino seccante, dopo un po' mi dava fastidio, però non faccio testo in questo periodo, quindi eventualmente lo riproverei quando sarò un pochino meno stanca. Comunque, di colore molto bello, molto pieno, molto coprente, quindi due bei prodottini. Ho un po' il dubbio del fatto che l'effetto labbra secche. In tema di rossetti, però, oggi pausa da Tigotà. Allora, su va bene le strip per la zona T e la crema antimacchie che ho provato, e poi penso che ci confronteremo io e Marika su come funziona o meno. L'altra cosa che ho preso interessante di rossetto, sempre colpa di Marika, è uno di questi della Maybelline dei 14 ore. Adesso lo devo provare ancora per bene. Comunque ho preso il numero 210, ok, si chiama Mauve Toujours, che è un colore non completamente crema, ha un pochino di glitterini, perlatini. È un po' scuro sulle labbra perché adesso vi faccio vedere. Lo swatch è questo qui. C'è una nuvola davanti al sole. E non sembra così scuro, ovviamente, perché l'ho messo sul mio braccio color cadavere. Però sulle labbra viene un pochino scuro, lievemente questa perlescenza. Non perlescenza, un micro glitterino. Secondo me è molto carino per la durata, vi dirò. Comunque, questi sono gli acquistini. Questo ve lo faccio vedere solo perché, per dare idea della mia follia, mi serviva un cronometro. Ne ho comprato uno da Decathlon. Yeah, 9 euro di cronometro, anzi quasi 10. E ok, felici siamo. Poi, per essere sicura di non perderlo, chi poteva spennellarlo di smalto glitterato, così sono sicura che è mio e non di qualcun altro? Ovviamente io. Sono matta. Allora, già che ci siamo, carrellata, le ultime cose che ho preso, smaltino, ho trovato la collezione Hugs and Kisses praticamente intatta, per cui non potevo resistere. Allora, tinta labbra, io avevo fatto uno swatch di quella rosa, che non scrive niente, cioè proprio acqua fresca proprio, tranquillamente, mentre questa qui mi è sembrata molto, scusate, ma stavo facendo proprio lo swatch al volo. Molto più coprente, e la cosa inquietante è che adesso ho cercato di levarla via e c'è, resta, è lì, non si smuove. Quindi la proverò stasera un pochino, magari in un paio di strati e vediamo. E poi c'era lo scrabbino labbra sigillato. Non succede mai di trovare le cose della Essence sigillate. Dunque, eccolo qua, tappino. Sa di fragola, voglio